saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi il nostro quotidiano di informazione vi parlerà di notizie provenienti dal mondo scientifico. E giunge al quarto anno la Fiera della Scienza voluta da Barack Obama e ospitata alla Casa Bianca per diffondere e sostenere negli USA la cultura scientifica tra i ragazzi in età scolare. È di fatto una vera e propria gara tra invenzioni che rientrano nelle cosiddette materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Non ci sono premi, ma tanta notorietà e la possibilità di essere notati da università importanti e dunque ricevere qualche interessante borsa di studio per laurearsi in uno dei prestigiosi atenei americani. L'iniziativa fu annunciata nel 2009 da Obama, che nel frattempo ha voluto che fossero organizzati eventi e iniziative anche online, per diffondere la cultura scientifica e sostenere le invenzioni di giovani scienziati. Spillover è una giovane startup nata con l'obiettivo di dialogare con le nuove generazioni per stimolarne l'interesse verso le materie scientifiche. La fondatrice Selene Biffi, milanese, giovane imprenditrice sociale, attiva da anni con importanti imprese di promozione culturale e di educazione. Lei punta sul problema del disinteresse dei ragazzi per la scienza. Si prevede infatti che nei prossimi 6 anni ci saranno 2,8 milioni di posti di lavoro vacanti nel settore scientifico, con un conseguente arresto del progresso. Progetti come Spillover vogliono dialogare con le nuove generazioni e stimolarne l'interesse attraverso un linguaggio contemporaneo e divertente. Per realizzare il suo intento educativo, Spillover ha sviluppato un'innovativa serie di videogiochi in formato applicazione. Attraverso le formule scientifiche, enigmi da risolvere, laboratori virtuali ed esperimenti reali, basati su invenzioni e scoperte scientifiche attuali, i giocatori si divertiranno a superare le missioni e allo stesso tempo impareranno che la scienza può concretamente aiutare a salvare il pianeta. Gli squali uccidono circa 10 persone l'anno, i leoni 100, i coccodrilli 1 migliaio, ma per piccola che sia è la zanzara a detenere il record. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il piccolo insetto, la cui famiglia conta oltre 3.500 specie ed è diffusa in tutto il mondo, fa qualcosa come 725.000 morti l'anno, più di quanti ne facciano gli esseri umani stessi, 475.000 esclusa le guerre. Questo perché alcune specie di zanzare sono il vettore di malattie gravi o mortali come la malaria, la febbre gialla, la dengue e l'encefalite. Uno degli strumenti per combattere l'involontario killer è l'ingegneria genetica, che in pochi anni ha permesso di ottenere importanti risultati. Un esempio recente è quello della società britannica Oxitec, che ha di recente sviluppato una linea di zanzare maschio Aedes aegypti, modificate geneticamente per contrastare la diffusione della dengue. Ed ecco i 4 buon motivi per bere il tè, in quanto bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria, aiuta a prevenire le carie, riduce il rischio di malattie cardiache e aumenta la forza muscolare. Che cos'è il bruciore di stomaco? Il bruciore di stomaco o pirosi è una sensazione di irritazione e dolore, a volte anche molto intensa, che si prova all'altezza dello sterno. È il sintomo più tipico di chi soffre di reflusso gastroesofageo, cioè il ritorno del cibo e dei succhi gastrici nell'esofago dopo che sono già passati nello stomaco. Ciò si verifica quando la valvola che si trova tra questi due organi non funziona bene, aprendosi quando non dovrebbe. Una vita troppo stressata e frenetica può aumentare in maniera significativa la produzione di succhi gastrici. Ogni giorno ne produciamo circa 2,5-3 litri. Lo stress tende a far aumentare questa produzione quotidiana.
Oltre ai farmaci che bloccano in parte la produzione di acidi, i medici consigliano di muoversi un po' dopo il pranzo per aiutare la discesa del cibo, di non sedersi subito dopo un pasto e di sollevare leggermente la testa dal letto e di ridurre al minimo lo stress. Si chiama Carpe Diem, acronimo di Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine, ma in effetti cogliere l'attimo secondo la massima del poeta latino Orazio è riprendere per i capelli la vita di un neonato, è quello che questa macchina è riuscita a fare. L'hanno inventata i medici dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, guidati da Claudio Ronco. Si tratta in sostanza di una macchina miniaturizzata per la dialisi. Finora, nei casi in cui era necessario sottoporre un neonato o un bambino piccolo a questa procedura per depurare il sangue in caso di malfunzionamento dei reni, l'unica possibilità era adattare uno degli apparecchi per adulti. Cosa non sempre semplice e che a volte crea complicazioni ulteriori. In un lavoro durato 5 anni, il gruppo di medici finanziato dall'Associazione Amici del Rene di Vicenza ha provato a svilupparla e ci è riuscito. Sapete che differenza c'è fra un'allergia e un'intolleranza alimentare? I sintomi sono spesso uguali. In entrambi i casi, chi ne è colpito presenta mal di pancia e dissenteria o un rash cutaneo. La differenza sta nel meccanismo di reazione del corpo. Nel caso di vera allergia alimentare è sempre coinvolto il sistema immunitario. Le intolleranze invece possono essere causate da un deficit di enzimi, come nel caso di intolleranza al lattosio, uno zucchero contenuto nel latte che alcuni non riescono proprio a digerire. Nel caso di sostanze coloranti o additivi come carotene, tartrazina, acido sorbico e glutammato, i sintomi sono provocati da cause non ancora chiarite. Un'ulteriore differenza sta nel fatto che nel caso di un'allergia alimentare vera bastano quantità minime dell'allergene per scatenarne i disturbi, che spesso in intolleranza si manifestano invece solo dopo aver ingerito una certa quantità di alimento. Dalla pattumiera al serbatoio, una rivoluzione possibile? Finalmente una buona notizia, tra qualche anno il pieno si potrà fare direttamente in discarica, con un notevole risparmio non solo in termini economici ma anche ambientali. Un team di ricercatori degli Argonne National Laboratory ha infatti recentemente messo a punto un bioreattore portatile in grado di convertire rifiuti di diverso tipo in un carburante ecologico che può essere immesso direttamente nei serbatoi dei veicoli e dei generatori diesel. I sorrisi finti fanno male alla salute? La risposta è sì, e non solo. Anche alla produttività sul lavoro, meglio musoni quindi che cordiali ma falsi. Più il sorriso è di circostanza, più è deprimente. Quindi meglio musoni che sorridenti per finta, almeno per i nostri nervi e di conseguenza per la nostra salute. Lo sostiene uno studio di un gruppo di ricercatori della Michigan State University che ha riscontrato quanto peggiorasse l'umore di un gruppo di autisti di autobus nei giorni in cui erano costretti per lavoro a sorridere spesso con i passeggeri. Di più, oltre al peggioramento dell'umore, è risultato che diminuiva la concentrazione sul lavoro e quindi la produttività. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto a tutti da Carmela Creziato e vi do direttamente appuntamento a lunedì alle ore 9:20 circa, alle ore 12:03.